Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Oggi prepareremo insieme una delizia di origine svedese. Sono i biscotti natalizi Pepparkakor. Li avrete sicuramente visti all'IKEA. Sono dei biscotti speziati davvero golosi, tipici del Natale in Svezia. Andiamo subito a vedere cosa occorre per realizzarli. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare i Pepparkakor. Trovate maggiori informazioni giù nell'info box oppure in alto a destra nelle schede informative. Prendiamo una ciotola capiente e versiamo al suo interno lo zucchero semolato. Uniamo poi il burro e cominciamo a lavorare entrambi con un cucchiaio. Versiamo poi l'uovo intero e lo incorporiamo al composto. Uniamo il miele, mescoliamo e tutte le spezie in polvere. Ora incorporiamo la farina setacciata e mescoliamo per bene con le mani fino a comporre un impasto omogeneo. Aggiungiamo per ultimo il lievito istantaneo per dolci. Preparato il composto, lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare in frigorifero per 24 ore almeno, dopo le quali lo mettiamo tra due fogli di carta forno e lo stendiamo con il mattarello fino a mezzo centimetro, ricavando con il coppapasta tanti biscottini tondi che andranno in forno preriscaldato a 200-225 gradi per circa 5 minuti. Ed ecco a voi i meravigliosi biscotti svedesi natalizi Pepparkakor. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, ragazzi. Se l'avete apprezzata, mettete un mi piace, scrivetemi un commento per dirmi cosa ne pensate e condividete la ricetta con tutti i vostri amici. Io vi auguro tante buone feste e vi mando un bacione, aspettandovi alla prossima videoricetta. Ciao a tutti!